Facciamo gli amaretti duri, ovvero il dolcetto da servire insieme al caffè. Abbiamo bisogno di farina di mandorle, zucchero, albumi di uovo e farina 00. Mettiamo tutti gli ingredienti in una ciotola. E mescoliamo con le mani. Fino a raggiungere un impasto omogeneo. Chiudiamo con il coperchio e lasciamo riposare per 2 ore. Dopo il tempo di riposo, umidiamo le nostre mani con un po' di acqua. Aiutandoci con un cucchiaio, preleviamo un po' di impasto. Versiamolo sul palmo della mano ed arrotoliamo. Posiamo in teglia ricoperta da carta da forno. Bagniamo il dito in acqua e pressiamo delicatamente il centro delle palline. Spolveriamo con zucchero a velo . Io mi trovo più comoda con le mani, ma si può usare tranquillamente anche il setaccio . Le nostre forme sono pronte, dovranno riposare per 1 ora ancora . Inforniamo in forno preriscaldato a 160 gradi per 30 minuti . Dopo la cottura spegniamo il forno e giriamo gli amaretti a testa in giù . Lasciamoli raffreddare dentro il forno spento. Adesso i nostri amaretti sono pronti per servirli come dolcetto insieme al caffè oppure utilizzarli per gustose ricette sia dolci che salate. Ottimi sono anche come base di torte fredde. Ingredienti: 250 g di farina di mandorle, 200 g di zucchero, 2 albumi di uovo, un cucchiaio di farina 00. Iscriviti al canale ed attiva la campanellina. Ciao!